E su Instagram siamo Stocasto Process, su YouTube siamo Stocasto, su YouTube abbiamo diversi video che abbiamo fatto anche durante il periodo del Sì, un po' lockdown. più, diciamo, abbiamo fatto anche dei video un po' più teatrali, insomma, un po' più concettuali, insomma, no? Sempre sul distanziamento, ovviamente quello era il tema. È sulla società distopica che un po' ci aspetta, o comunque sembra, no? In cui sembra che stiamo vivendo una situazione un po' distopica, un po' assurda. No, questo senso dell'assurdo un po' ci ha spinto comunque a continuare a dire la nostra, chiaramente con i mezzi che abbiamo trovato lì per lì durante la quarantena. E adesso andiamo sempre avanti e vediamo Vabbè, quello che succede. abbiamo fatto un solo concerto fino adesso Abbiamo perché fatto un solo non perché concerto. siamo scomodi, perché siamo sfigati, perché abbiamo trovato, ci siamo formati comunque recentemente, quindi gira e rigira, provare le Sì, canzoni. diciamo che è difficile suonare, provare, proporre pezzi inediti in contesti, insomma, no? A Roma, insomma, è difficilissimo. Roma non Te aiuta, questo. ritrovi a suonare per gli amici tuoi, insomma, il che non è, secondo me, non è il massimo, nel senso che giochi in casa, invece ci piacerebbe essere conosciuti un po' da tutti, non dico da tutti, però insomma da... Vabbè, ah, questo diciamo che quindi è poi diciamo pure la situazione quarantena e diciamo in previsione post quarantena di essere diciamo veicolati più Sì, così. insomma, degli spazi per suonare. Abbiamo tantissima carne al fuoco, quindi stiamo preparando nuovi pezzi da registrare, nuovi video. Insomma, siamo abbastanza vivi in Sì, questo periodo. ricordiamo quali insomma sono stati i lavori quelli che oggi possono ascoltare. Vabbè, abbiamo cominciato con La Grande Monnezza, poi abbiamo fatto per esempio una canzone sul lavoro, il tema del lavoro, Lavorare si chiama, poi abbiamo coinvolto anche una cantante coreana lirica, quindi che nell'ultima parte del pezzo ci dà questa vocalità classica, ottocentesca, che insomma ci piace molto perché insomma noi riteniamo che io mi sento molto vicino a Rossini. E quindi all'irriverenza, un po' uno spirito un po' irriverente, comico, ci abbiamo questa cifra stilistica della comicità, ci piace implementare l'ironia, la comicità, l'umorismo, E però farlo coniugarlo con i grandi temi con che grandi abbiamo detto, temi, cioè, esatto, che quindi... questo pure c'è una forma di autodeterminazione, cioè, significa se vogliamo parlare, cioè, nel senso che è socialismo reale o voglio dire, o il sistema economico reale, Ecosocialismo. così, quello è bravo, Ecosocialismo o barbarie. voglio Noi dire. chiaramente diciamo la nostra, io non sono politico, non sono del mestiere, non sono una... però insomma la nostra visione è quella. Quindi insomma ci Sì. esponiamo con le Ma nostre comunque idee. essere se stessi realmente, è autodeterminazione. Sì, ci Capito? autodeterminiamo. Essere se stessi senza che se stesso prenda Ma sì, alzi la voce, noi infatti siamo un po' abbiamo. come i gatti, egoisti senza ego. Non ci abbiamo un ego. Mazza, qua proprio si vola altissimo. E poi abbiamo fatto, quindi abbiamo registrato in studio, abbiamo registrato quattro canzoni per adesso: La Grande Monnezza, Lavorare, Amore Quantistico. Amore quantistico? Poi qual era Amore, e qual l'altro? era la terza? Non mi ricordo. Agari, Agari, ah, la giusto. canzone sugli Agari Sì. che è stata una canzone un po' profetica, nel senso che quando è uscita, Mitici proprio, diciamo, noi mitici. pensavamo questo contagio da parte di questi agari, che in realtà negli agari ci vuole anche gli immigrati, qualcosa che te ruta e ti dà fastidio, no? In realtà siamo tutti gli agari, Ah, già siamo se ho capito. tutti un po' gli agari degli altri, De no? Salvini. Cioè, sì, esatto, quindi c'è questo tema che però in realtà ha anticipato un po' il Oppure discorso del pensa contagio, che. ha anticipato un po' il discorso del contagio, quindi è stata una piccola profezia, come si può Ah, dire, quindi senza non involontaria. saperlo, Senza cioè. sapere, Sì, abbiamo fatto prima questa della canzone, l'abbiamo quarantena. registrata e poi è scattato il lockdown. Quindi, insomma, avevamo fatto un video in cui chiedevamo alle persone che conoscevamo, insomma, di grattarsi davanti al video. Noi poi abbiamo montato questo video con varie persone che si grattano in modo così un po' frenetico, un po' assurdo. E insomma, questo era il tema. Insomma, essere agri, essere fastidio, c'è sempre qualcuno che ti dà Sì, qualcuno una fastidio. volta diceva E poi siamo zecchi, poi voglio noi, no? dire, nel senso che Esatto, non era, sembra. oppure Esatto. voglio dire, nel senso dei guzzanti che faceva la parodia di Bertinotti, dice, Esatto. scendevo fino a essere invisibili, poi un giorno. Come gli insettini. Cioè, Quella comunque roba là, un quello essere minuscolo come il Covid ha messo in crisi un sistema. Chiaramente lo mette in crisi dove non c'è stato un sistema sanitario, dove non c'è è un genio. stata certe Sì, però strutture. non si usa l'ozonoterapia perché voglio dire,
esempio in Venezuela, mo lo dico perché c'è stato un dossier sulla TV che voglio dire, lo ripetiamo continuamente, che voglio dire, è stato realizzato dopo un'inchiesta della Repubblica, proprio all'Università La Sapienza, che c'è stato Morselli, che è l'anestetista, che è stato interpellato perché ci sono dei protocolli che potrebbero essere utilizzati in tutte le strutture pubbliche, che sono non solo preventivi, ma cioè da risultati concreti e testati ormai. Evitano quindi la terapia intensiva, cioè l'ossigeno ozono terapia, ossigeno ozono, siccome che l'ozono, ritorniamo qua, è un gas instabile e non è un farmaco dell'AIFA, quindi praticamente multinazionali, cioè, tendono a, voglio dire, spingere per fare per forza il vaccino. Non è perché il vaccino non è pure utile, però ho capito, cioè, nel senso, ci sono grandi interessi dietro una forma che, voglio dire, è sì. E la patologia Covid-19 del virus che è SARS-CoV-2, che è il virus, ma voglio dire, è simile a HN1, cioè la viaria, e che faceva, voglio dire, venire l'idrombito stesso, e che però oggi mediaticamente si usano questa forma influenzale per provare anche i metodi di repressione militare, come dicevo prima, ad esempio degli elicotteri a Palermo. Altro, È una cosa atroce, quindi c'è, altro. cioè, voglio dire, c'è stiamo, cioè, voglio E dire. lui ha detto, diceva, un essere minuscolo ha messo in crisi il sistema. Un essere minuscolo che è stato creato dal sistema perché fondamentalmente, a quanto senza essere entrare in diventare virologi e tutto quanto, Vai, 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 fate però niente, ci ha lasciato da soli di nuovo, ci sentiamo da soli. qua, Però, no, sto qua. grande, sempre con noi. Però comunque il SARS-CoV-2 alla fine viene anche da una deforestazione abbastanza massiccia, diciamo, Selvaggio, che è certo. una deforestazione selvaggia Allevamenti che alimenti intensivi, insomma, intensivi cose che Bravo, avvicinano bravo, gli animali bravo, voi voglio dire selvatici. veramente, cioè queste persone, così queste cose che dite lo dovrebbero ripetere tutti quelli, io non dico perché i cittadini, che voglio dire, se erano pure definiti cittadini, noi siamo cittadini di cose di cinque cose, stelle, Beh, cinque sacchi di i monnezza. cinque cappelli. E voglio dire, e queste sono cose che tutti i giorni lo devono dire, ma Guarda, invece c'è. voglio dire, non ne parlo, non si sente No, più. più che altro, questo è un bel servizio di Le Monde che parla appunto di questo, delle cause insomma, della diffusione di questo virus, perché comunque con la deforestazione gli elementi intensivi. Ecco, no, il senza interlocutore è sempre. Ecco, con gli elementi intensivi, fondamentalmente, quindi deforestando, gli animali selvatici entrano più in contatto con l'uomo. Ci sono delle specie che fanno la ponte, quindi. Il coronavirus, che è una famiglia di virus che è molto sempre diffusa tra pipistrelli e selvatici, entra in contatto facendo salti di specie con l'uomo. Quindi alla fine, gira e rigira, il problema siamo sempre noi. Ah certo, comunque voglio dire, non dovevano, per esempio non dovrebbero cagare, io dico proprio, cioè, come me lo sento, dovrebbero cagare cazzi i pipistrelli, intanto, per Ma poi i esempio. pipistrelli, cioè manco, giusto oggi può cagare cazzo, forse, Giusto, neanche. Chi? Ah vabbè, no, sì, no, in quel senso sì, io dico L'eccezione confermerebbe. ammagnasseli vivi, capito che No, voglio infatti, dire? no, Ammagnasseli vivi i cinesi, no, allora, no, i cinesi, gli orientali, infatti. voglio Sì, dire, nel senso. vabbè, pure noi facciamo pure delle No, cose ma certo, pipistrelle, non te voglio dire, però nel però senso, ecco. fondamentalmente è sempre il problema, è sempre quello, è sempre il capitalismo che quindi gira e gira, ci mette il cetriolo a chi non gli piace, là al culo, però Cioè, vabbè, c'è cioè, chi comunque, cioè, nel senso, c'è chi questa è una cosa, cioè, non lo sa. che poi scatena anche conseguenti patologie molto gravi, perché voglio dire, queste forme così di repressione, le cose, cioè, nel senso, provocano altre patologie pure, In effetti perché i virus, anche a me, in cioè, effetti stanno anche a dentro me. di noi. Mo, non voglio dire il Bisogna coronavirus, ma essere amici con i virus. i virus non te vanno, Yes. ma c'è cioè, il I virus virus ci vuole hanno vivere dentro di te, cioè, capito? Voglio dire, si adatterà a questo qua, adatto cosa, si là, adatterà in modo no. tale che poi alla fine conviverà con te. Io non, cioè, non voglio dire che cioè, non voglio dire che non è grave la situazione, perché voglio dire, in certe No, situazioni, è grave, cioè, è grave. molto grave in alcuni soggetti, cioè, vengono, cioè, non c'è più il rapporto proprio tra l'ossigeno e l'ossigenazione, cioè, e lo scambio dell'anidride carbonica, e per cui poi arrivano cioè, in La trombosi. saturazione del sangue, dice. E La saturazione del sì, sangue. e praticamente si formano dei trombi. Cioè, lo sai la soluzione qual è medica dei protocolli normali? L'eparina, Cortisone. cioè, voglio dire, l'eparina è un farmaco anticoagulante che però cioè, provoca pure emorragie. Cioè, nel senso, per cui praticamente, però, per dirti che
cioè la situazione in alcuni soggetti è grave. Prima, come dicevo, l'ozono per esempio potrebbe diciamo essere una soluzione se fatto anche preventivamente. Però, cioè, in via generale è tutta una serie di concause che provoca, come state a dire voi, c'è pure questa situazione globale. Non a caso, per esempio, cioè, è stata più grave la situazione nella primavera in Pianura Padana, perché lì c'è stato un indice dei PM10, cioè delle polveri sottili, che è elevata, che quindi, cioè, insieme a questa, cioè, a questo fattore del virus che è grave, ha aumentato. Ha continuato a lavorare, a avere scambi continui con la Cina. Perché comunque in Pianura Padana, quindi nella parte di Bergamo, cioè, ci sono stati continui, ci sono stati sempre scambi con la Cina, perché l'industria tessile lì da sempre è stata molto violenta. Adesso l'industria tessile ha delocalizzato in Cina la produzione, e quindi giretti di gira, alla fine è arrivato da noi. Poi in più metti che in Lombardia, perché c'è stato, sì, certo, certo, questo poi, sicuramente, magari pure il livello di inquinamento hanno aiutato la diffusione del virus. Ma però comunque sarà anche il discorso dell'affollamento. No, il fatto che è più aggressivo, cioè, nel senso che, cioè, dove nei sistemi, diciamo, inquinati, è più a livello, diciamo, dei polveri. Cioè, siccome è proprio una questione, cioè, proprio a livello proprio respiratorio, è più aggressivo in quelle situazioni là. Più che altro, perché c'è anche non solo il fattore virus, ma c'è il fattore pure dell'ostruzione, per esempio, delle vie aeree, capito come? Il problema è quello. Poi, ovviamente, nessuno di noi qua è un nutrizionista, un virologo, tutto quanto, però fondamentalmente questa è una cosa base. Se mangi bene, se fai attività fisica e stai a posto con te stesso, sicuramente il tuo sistema immunitario è più in grado di rispondere. Quindi, bravo. Quindi, invece che con la quarantena di chiuderci nei cazzo, bravo, chiusi come agari, appunto, cioè, perché non ci hanno permesso di andare in giro con calma senza i centri commerciali? Bravo, hai detto proprio una cosa bella. Cioè, ma che bravissimo, cioè, nel senso, cioè, la pulizia che c'è stata nella quarantena dei cieli, dei canali di Venezia, dovrebbe essere proprio tutti i giorni una priorità, sì. O no? Quindi torniamo sempre al punto, è il sistema economico che marcia qua. Sì, però siamo pure noi che lo commentiamo, perché se noi acquistiamo su Amazon, qui no, senza favore. Tu stai qui questa è una cosa recuperata, cioè con tutti i materiali ecologici riciclati. Quindi però a noi ci fanno ridere quelli che dicono queste cose, che però si contraddicono, perché magari non vedono l'ora di acquistare su Amazon, per esempio, una cosa 9,99 euro, perché conviene, danneggiando l'economia, la microeconomia, e danneggiando l'ambiente, no? Sono sempre questa schizofrenia dell'individuo occidentale. E quindi noi invidiamo, cioè, chi si ascolterà questo video a cercare di costruirsi un altro stile di vita, un altro modello, e realisticamente qui abbiamo un esempio. Questo è un esempio di come recuperare, cioè, un'abitazione rurale abbandonata, cioè con tutti i principi che quindi reali, quindi l'eco socialismo che dicevi di qui è presente, e non è una cosa, voglio dire, che quindi so chiacchiere, e manco voglio dire da salotto. Quello è il salotto della sorella del bassista De Bertoli, che prima, cioè, voglio dire, hai suonato il basso, lo dediamo Glauco. Quindi in questo senso, cioè, nel senso, qui se costruisce realisticamente una nuova economia, quindi quello che dici, insomma. Sì, vabbè, comunque è stato bello venire qua, ecco, dite insomma le vostre impressioni, concludete come volete, cioè, però cerchiamo di tornare presto, insomma, a fare altri pezzi, a parlare ancora con voi. Ci è molto piaciuto il posto, che è magnifico, insomma, in mezzo alla campagna, questo casale da Valle del Tevere, insomma, Torrita di Berina, niente, molto, stata un'esperienza bella, insomma. Sì, veramente. Speriamo di parlare anche con il nostro batterista. Con il batterista, così. Certamente, questo è un vostro spazio. Io spero, insomma, che sia stato il vostro. Sì. No, grazie a NTV che ci ha ospitato e che ci ha fatto dire delle cazzate non cazzate. Noi siamo sempre su serie e facile, no? Cioè, scherzare per dire le cose vere. Facciamo fare un saluto anche a... Com'è il nome? Bule. Sì? Un saluto, vai, un saluto a Elettri TV. Ciao, un saluto a... Elettri TV. Non so se l'ho detto. Ok, detto bene, ok, come vuoi tu, va bene così? Un saluto a Elettri TV.
Ok.